A 13 anni da Scanzano, ben 4 governi cercano ancora di allocare il deposito nazionale di scorie nucleari. È un deposito che dovrà contenere 90.000 metri cubi di scorie nucleari nazionali civili. L'ITREC pesa sul deposito nazionale appena il 5%. Se le scorie americane, le barre di Elk River e i residui di processamento tornano indietro, nel sito ITREC resta ben poca cosa. Il sito si declassa e si può tranquillamente riconvertire. Il percorso decisionale su come e dove realizzare il deposito nazionale di scorie nucleari è stato regolato da un decreto del governo del 2010 e dai criteri ISPRA del 2014. Nel 2015, secondo questo percorso decisionale, il governo doveva emanare una CNAPI. Una CNAPI è una carta delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari. A oggi, novembre 2016, questa CNAPI non è stata emanata. Con la CNAPI, la carta delle aree potenzialmente idonee, partiva una discussione nei territori sull'idoneità o meno del deposito nei luoghi indicati o sulla volontà dei territori ad ospitare questo deposito nazionale di scorie nucleari. A novembre 2016 il governo Renzi ha rimandato la pubblicazione della CNAPI a fine 2017. Questo che significa? Significa che in caso di vittoria del sì, il governo potrebbe far valere la clausola di supremazia nazionale che prevede l'imposizione del deposito di scorie nucleari nei territori, in barba a quello che era un percorso decisionale con le comunità già deciso dal governo nel 2010.